Allora, buonasera a tutti, sono Andrea Ferrara, il coordinatore di VIS, Virtual Immersion in Science, che è il programma della scuola normale che cerca di avvicinare la ricerca scientifica alla persona comune, che anche a chi non necessariamente è uno scienziato, non fa questo mestiere, perché pensiamo che ci sia un valore importante nella scienza, anche non soltanto nella ricerca, ma anche nel riuscire a ridare qualcosa alla società di quello che noi scopriamo. Come forse sapete, VIS si occupa di diverse aree scientifiche, ciclando in vario modo su ciascuna di esse, e in particolare oggi parleremo di biofisica, come sapete. VIS ha una serie di attività che non sono soltanto le conferenze, ma sono anche delle visite al CAVE, al teatro virtuale 3D che abbiamo qui nell'Altana. Abbiamo anche organizzato vari eventi speciali, uno su tutti era la giornata, il Wiener's Day per la pace. Wiener era un grande scienziato che si occupava anche di temi della pace, e ultimamente abbiamo lanciato un concorso per ragazzi delle scuole superiori, come ne vedo tanti qui, che darà in premio una giornata da ricercatore, la possibilità di passare un giorno qui alla scuola normale affiancato da uno dei nostri ricercatori, tentando di capire cosa fa un ricercatore nella vita di ogni giorno, quindi anche divulgare non soltanto i risultati della ricerca ma anche la ricerca in sé. Questo concorso sta andando molto bene, avevamo chiesto dei manoscritti, quindi dei piccoli articoli divulgativi su una notizia scientifica che ognuno dei ragazzi aveva trovato in rete o sulla stampa, e ne abbiamo ricevuti circa più di 300, mi sembra, quindi avremo ampia scelta per il premio finale di questo. Quindi vi invito, per chiunque fosse interessato ad approfondire, ci sono materiali, pillole di scienza, molte cose interessanti sul nostro sito, e a questo punto non mi resta che passare l'onore di presentare il nostro speaker a uno dei coordinatori di VIS, il professor Ratto, che è qui davanti a me e a cui cedo il microfono. Grazie mille. È un grandissimo piacere avere qui Claudia. È uno degli scienziati più energetici e inquieti che abbia mai avuto il piacere e l'onore di conoscere, e spero di non essere offensivo. Claudia viene da Roma, si è dottorata a Roma col professor Amaldi, ha iniziato dei lunghi anni di pellegrinaggio, che è una cosa che a me piace molto e fa molto parte del nostro mestiere. È stata prima a Tolosa, al CNRS, che è l'equivalente francese del CNR italiano, poi è stata in un posto abbastanza bello, ad Harvard, per poi ritornare all'MBL in Germania e in Europa, e poi di lì è passata da Roma, e adesso ha, non so come faccia, ma un doppio appointment a Roma, a Tor Vergata e a Leuven in Belgio. Riesce a mantenere in qualche modo due vite, forse oggi ci spiegherà come fa, dove trova l'energia. Siamo molto felici di averti qui, e raccontaci la tua storia. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie Andrea, grazie Jimmy, grazie Marcos, grazie a tutti gli organizzatori di questo evento importante. E immagino, ho sentito dei ragazzi entrando, hanno immediatamente guardato quest'aula meravigliosa e hanno detto: che meraviglia, tutti questi libri. E per me è stata esattamente la stessa impressione. Entrare, viene voglia di studiare, giusto? Quindi è un grande onore essere qui e spero oggi di raccontarvi un pochino questo mio percorso scientifico che è maturato durante gli anni universitari. E come appunto ha accennato brevemente Jimmy, si è un po' spostato in vari paesi che vedete qui elencati, e vedrete sia i sistemi biologici studiati, sia gli approcci che un ricercatore studia e che utilizza per studiare, e ultimamente poi anche questi esperimenti alla fine che sono imprevisti e che ci aprono tante finestre ci danno nuove prospettive per la ricerca. Quindi fare ricerca è sicuramente una passione, è una missione ed è qualcosa di meraviglioso. Quindi si fa ricerca
senza un orario, quindi una volta che si entra in laboratorio si abbraccia appieno. E questo è stato un po' il mio percorso. Quindi, come potete vedere, ho iniziato a Roma, poi vi racconterò un pochino con chi e quali sono stati i miei mentors. Ho imparato tantissime cose da loro e mi hanno dato questa motivazione che ancora oggi conservo, che credo che sia importante anche per le nuove generazioni. E, ho viaggiato, quindi ho lavorato in Francia, negli Stati Uniti, in Germania e al momento ho un altro laboratorio anche in Belgio e ho lavorato su modelli diversi che qui vedete un po' rappresentati in maniera un po' scherzosa, quindi i biologi usano sistemi diversi per rispondere a una domanda ben precisa e quindi ho utilizzato il Saccharomyces cerevisiae, il lievito, che voi tutti conoscerete sicuramente. Ho lavorato come dottoranda sullo Xenopus levis e ho fatto uno dei miei postdoc ad Harvard con Fotis Kafatos, che poi è diventato il direttore dell'MBL, e lì ho imparato a lavorare sulla drosofila, il moscerino della frutta, e sono poi atterrata a lavorare sul sistema Morino e negli ultimi anni mi occupo anche di pazienti. Quindi c'è un po' una carrellata. Allora vorrei dire che questa carrellata e tutti questi approcci io non li ho decisi, è lavorando in laboratorio e ponendosi una domanda, cercando delle risposte, che poi si arriva alla scelta del sistema biologico. E quindi è proprio la sperimentazione che ci porta da una parte e dall'altra, non si decide su che cosa si... Io almeno non ho deciso, lavorerò su questo. Mi sono appassionata con il tempo. E la passione inizia proprio durante gli anni universitari. Nel mio caso ho avuto la fortuna di incontrare un professore meraviglioso, che è il professor Francesco Amaldi, e non so chi di voi ha avuto la possibilità di ascoltare le sue lezioni, ma devo dire che sono quelle lezioni che poi uno ricorda tutta la vita, perché Francesco ha sempre trasmesso non solo la conoscenza scientifica, ma anche lui questa passione per la ricerca. E quando ci raccontava e ci spiegava tutta la dinamica dei vari processi biologici, cominciava un po' a darci questo input su quanto è bello anche fare ricerca all'estero e si possono imparare nuove tecnologie, nuovi approcci, ci si confronta in maniera diversa. Quindi, diciamo, durante queste sue lezioni io piano piano sedimentavo questo concetto che forse esplorare anche un periodo di all'estero poteva essere importante. E durante la tesi ho appunto lavorato insieme a Francesco e al suo team di ricerca su questo macchinario. Immagino che voi a scuola sicuramente lo avete studiato, in passato lo state studiando. Questo è un macchinario composto da proteine, da RNA, e si chiamano ribosomi. Quindi i ribosomi sono questo macchinario che permette alle nostre cellule di sintetizzare le proteine, utilizzando a suo tempo il sistema della rana, quindi lo Xenopus levis. E quindi, diciamo, questo è stato proprio per me l'input che mi ha permesso poi di evolvere e appassionarmi sempre di più alla struttura del ribosoma, al funzionamento del ribosoma, e poi chiaramente sono entrata nel suo laboratorio per preparare il dottorato, e durante il dottorato di ricerca poi si ha la possibilità di viaggiare anche, no? Di presentare i propri dati a dei congressi, e questo è un momento estremamente importante per un ragazzo, una ragazza che si sta formando. E quindi uno dei posti meravigliosi che bisogna visitare se si vuole fare della biologia molecolare, biologia dello sviluppo, eccetera, è Cold Spring Harbor, che è appunto vicino a New York. E questo vedete una scultura dei ribosomi, quindi il valzer dei polipeptidi in questo caso. E questo è anche uno di quei posti dove proprio c'è una grande ispirazione, si riceve, perché ci sono questi laboratori meravigliosi, è un istituto diretto da James Watson, che conoscerete tutti come appunto premio Nobel negli anni 50, per la scoperta negli anni 50 del DNA, la doppia elica. E quindi, diciamo, questa visita insieme a tanti altri bei racconti mi hanno convinto che forse dai ribosomi si poteva passare a una domanda diversa, che era quella della sintesi proteica nelle cellule nervose.
Allora, tutti voi siete a conoscenza di come è strutturata una cellula nervosa, quindi i neuroni sono simili ad altre cellule del corpo umano, ma sono specializzati nel ricevere e trasmettere informazioni, quindi comunicano attraverso delle aree specializzate, e quest'area specializzata, adesso ne parleremo a fondo perché vedete quanto è interessante per tutti noi, chiamate sinapsi, e i neurotrasmettitori e altri segnali sono utilizzati per trasmettere il segnale attraverso le sinapsi. E allora, mentre ero appunto, stavo finendo il mio percorso universitario, finendo la tesi di dottorato, quindi lavorando sui ribosomi, ma non nelle cellule nervose, ma quella era un pochino l'interesse anche, erano quelli gli anni in cui veniva proposta una teoria che, dico sempre ai miei studenti, ci sono voluti più di 15 anni perché la comunità scientifica accettasse questa teoria. Adesso, se voi provate a guardare su quante pubblicazioni ci sono, ne troverete migliaia, 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 no? Però, come sempre, la ricerca all'inizio trova sempre degli ostacoli e poi c'è un'esplosione e quindi si converge verso queste prime scoperte molto interessanti. Questo caso è Ossie Stewart, qui, che propone una teoria interessante su cui poi io ho basato il lavoro degli ultimi 15 anni nel mio laboratorio, quindi vi mostrerò alcune cose basate su questo suo, su questa sua non solo teoria, ma teoria chiaramente sostenuta da dati importanti già negli anni 80. Quindi lui propose che cellule altamente polarizzate come i neuroni hanno evoluto un sistema per sintetizzare le proteine in punti lontani dal corpo cellulare, come in questo caso, chissà se riesco con questo forse, andiamo con i metodi, in questo caso vedete la sinapsi, no? Che dicevamo. Quindi la sua idea, il suo modello era appunto che un gruppo di RNA messaggeri, sappiamo che l'RNA messaggero viene poi tradotto in proteina, no? Viene trasportato in punti così lontani e viene sintetizzato soltanto in questi compartimenti cellulari chiamati sinapsi. E Ossie, adesso forse alcuni di voi lo conosceranno, è il direttore del centro Christopher Reeve in California, no? Quindi si occupa non solo di localizzazione degli RNA messaggeri, ma anche di spinal cord injury. E anche lì il sistema utilizzato a suo tempo era quello del topino di laboratorio. Adesso vedrete perché questo meccanismo è così importante, spero almeno che. Allora, ritorniamo a un'immagine storica di Cahal, che rappresenta appunto con la tecnica messa a punto da Golgi. Cahal e Golgi hanno un po' lavorato insieme nella definizione della struttura del sistema nervoso. Vedete, sono proprio cellule altamente polarizzate, e quindi su questa polarizzazione appunto si pensa che ci sia tutto un trasporto di alcune molecole, e poi successivamente a stimolazione, no? Nel nostro cervello in continuazione riceve stimoli, successivamente a questi stimoli queste sinapsi si potenziano. Cosa vuol dire? Che tutto quel macchinario che vi descrivevo all'inizio, i ribosomi, entrano in questo compartimento postsinaptico e la sinapsi comincia a sintetizzare delle proteine necessarie per far funzionare questa sinapsi e per far in modo che questa sinapsi parli poi anche con le sinapsi successive ed eccetera, e quindi così si trasmette l'impulso nervoso. Diciamo che negli ultimi 15 anni ormai è accettato, ci sono tantissimi lavori in letteratura che dimostrano che alterazioni genetiche delle vie molecolari implicate nel controllo della sintesi proteica locale contribuiscono alle disabilità intellettive. Quindi tutti questi meccanismi, ci tengo a farvi vedere che non sono soltanto specifici del neurone, ma sono presenti anche in altre cellule, che come le definiamo? Sono cellule tutte altamente polarizzate, quindi lì dove c'è una polarizzazione cellulare c'è questo tipo di regolazione, quindi gli RNA vengono trasportati e le proteine sintetizzate lì dove venga richiesto. Quindi questo è il lievito, questa è la drosofila, questo è l'uovo di Xenopus, la rana di cui vi parlavo, questo nei neuroni e questo per esempio nei fibroblasti. Quindi cellula polarizzata ha questo tipo di regolazione. Perché è così importante? E questa è una diapositiva, secondo me,
di grande importanza, valore, ma che ci dovrebbe far riflettere anche. Allora, queste spine che appunto vi dicevo contengono il macchinario di sintesi proteica, come vedete possono cambiare e cambiano in seguito a mutazioni genetiche, per esempio nel caso dell'X fragile, nel caso della sindrome di Down, nel caso della fragile X tremor ataxia syndrome, ma possono cambiare anche in condizioni in cui dal punto di vista genetico non ci sono mutazioni. Quindi se noi sottoponiamo il nostro cervello a degli stress che possono essere dovuti anche all'abuso di alcol, alla malnutrizione, a una non corretta nutrizione, e altri tipi di stress, avvelenamento, eccetera, eccetera, questi effetti che non hanno niente a che vedere con la base genetica possono avere un effetto negativo, quindi possono disturbare e distruggere le spine che servono per le comunicazioni tra i neuroni. Questo cosa ci dice? Ci dice che in qualsiasi momento della nostra vita queste comunicazioni sono dinamiche e sono plastiche, quindi riusciamo forse a migliorarle, ma le possiamo anche peggiorare, quindi è un qualcosa che ci fa riflettere, ma allo stesso tempo che dà speranza, perché vuol dire che nel momento in cui si nasce con una mutazione genetica che ha un effetto su queste spinette, forse con qualche terapia riusciamo almeno a migliorarle queste spinette, perché ci sono dei processi sempre attivi. E allora a questo punto diciamo che tutti questi studi, quindi di biologia molecolare classica che ho iniziato e fatto durante la mia tesi di laurea, la mia tesi di dottorato, e questi primi lavori appunto che guardavano soltanto al topino come sistema modello di base, mi hanno portato a sviluppare un interesse per le patologie. Proprio ricordatevi la diapositiva precedente. Quindi forse se noi comprendiamo i meccanismi disregolati all'interno di queste spine, riusciamo a capire alcune di queste patologie. Allora, io non sono un medico, sono un biologo e quindi ho sentito il bisogno proprio di iniziare a parlare con dei medici che si occupano di disabilità intellettive. E allora sono stata molto fortunata per questo percorso, perché ho incontrato una persona speciale, Giovanni Neri, il professor Neri. Lui è all'Università Cattolica del Sacro Cuore e se pensiamo e parliamo di sindrome dell'X fragile, è lui in Italia, cioè è la persona che veramente ha fatto tantissime diagnosi e conosce i pazienti con questa sindrome in maniera eccezionale, superba. Quindi per me è stato un grande punto di riferimento, ho imparato tantissimo da lui. Poi ho deciso a un certo punto anche di fare un'esperienza diversa e sapevo che a Roma non ci sarei mai riuscita, perché quando si sta nella propria città bisogna fare lezione, bisogna stare in laboratorio, bisogna fare tutte quelle cose giustamente che un docente deve fare. Allora ho pensato, prendo 2 mesi di tempo e vado tutti i giorni in un posto molto lontano insieme ad un medico ad osservare i pazienti e vediamo il mio background di biologo cosa mi riesce a dare in combinazione con il medico. E allora sono entrata in contatto con la professoressa Randi Hagerman, lei è il direttore del Mind Institute a Sacramento in California, e quindi sono stata 2 mesi con lei. Quindi dalla mattina alla sera noi eravamo lì a vedere pazienti, cioè lei visitava pazienti, io osservavo i pazienti con l'X fragile, con l'autismo, con le psicosi, ed è stata un'esperienza meravigliosa, perché innanzitutto quello che si fa in laboratorio ha un riscontro, quindi non è soltanto il topolino, la provetta, il DNA, ma questo che stiamo facendo tutti i giorni ha un risvolto, e il risvolto è il paziente. Ed è stato bellissimo perché Randi ha chiaramente l'approccio clinico e io ero lì che volevo sempre sapere, ma quella molecola, quel meccanismo, come si potrebbe fare, come non si potrebbe fare. Quindi sono stati 2 mesi molto stimolanti
che hanno anche dato delle risposte, e vi farò vedere tra un pochino, ad alcune domande che io avevo in laboratorio e non riuscivo a capire. Trovavamo dei link con la schizofrenia, usando i nostri topini di autismo, e non capivo come mai ci potesse essere questo link. Poi, stando lì per 2 mesi, invece mi sono resa conto che le disabilità intellettive sono uno spettro, e quindi anche all'interno dell'autismo e dell'X-fragile ci possono essere psicosi, quindi bisogna cominciare a capire quali sono queste vie che sono comuni in tutte queste patologie e le vie che invece sono specifiche per l'una o l'altra. E allora qui cominciamo questo percorso adesso di studio delle disabilità intellettive, quindi un po' con il background di biologa molecolare, l'esperienza, il contatto con i medici, ho detto forse noi come laboratorio possiamo contribuire a capire un pochino questi meccanismi. Ricordate che il goal finale che noi abbiamo ancora oggi è capire il malfunzionamento di queste spine dendritiche, di queste sinapsi, e pensare a come poterle migliorare, perché crediamo che veramente questo si possa fare. Allora, come discorso di disabilità intellettive, no? Perché questo termine adesso viene utilizzato moltissimo e il concetto è anche cambiato negli anni, perché all'interno di questo gruppo di disabilità intellettive, come vedete, ci sono disabilità di tipo diverso, quindi la sindrome dell'X-fragile, di cui vi parlerò perché noi ci lavoriamo ormai da più di 15 anni, l'autismo, la schizofrenia, l'epilessia, la depressione, l'Alzheimer, quindi sia malattie del neurosviluppo, neuropsichiatrie e neurodegenerative. E lì un'altra sorpresa che abbiamo avuto lavorando in laboratorio. Non avremmo mai pensato, 10 anni fa, io almeno non avrei mai pensato, che ci sono quelli che chiamiamo pathways, delle vie conservate tra il neurosviluppo e la neurodegenerazione, no? Siamo abituati a pensare che il neurosviluppo è qualcosa che avviene durante l'embriogenesi, nei primi anni della vita postnatale, la neurodegenerazione ormai è della persona adulta. Bene, ci sono molecole che sono disregolate allo stesso modo nei due casi, e quindi per questo diventa importante cercare di identificarle, perché poi chiaramente ci sono altre molecole specifiche per questo gruppo di patologie, specifiche per l'altro, che ci potrebbero aiutare a capire e, una volta che si capisce, a migliorare. E qui vi do 2 cenni storici, perché si parla sempre di IQ, quoziente intellettivo, perché quando si fanno questi test chiaramente questo è uno dei parametri che viene usato. E allora il concetto si comincia ad evolvere agli inizi del Novecento, ed è lo psicologo francese Alfred Binet che disegnò nel 1904 il primo test per misurare l'intelligenza. E successivamente, quindi era stato proprio il governo francese che gli chiese di cercare un sistema un po' matematico in qualche modo, per capire quali fossero i ragazzi che avessero bisogno di un supporto a scuola. Dice: come possiamo distinguere tra il ragazzo che va bene perché dal punto di vista intellettivo è ok e il ragazzo invece che ha bisogno di un sostegno, no? Quindi parliamo del 1900. E quindi lui cominciò a disegnare questi, e poi qualche anno dopo, nel 1912, William Stern, quindi uno psicologo tedesco, propose questo IQ, che è l'età mentale sull'età cronologica moltiplicato per 100. E quindi, diciamo, adesso l'IQ noi lo usiamo, i medici lo usano in maniera appunto quotidianamente, e si definisce un paziente, viene definito con una disabilità intellettiva se l'IQ è minore di 70, quindi fino a 70 siamo al limite, però minore di 70 sicuramente ha una disabilità intellettiva. Cosa vuol dire questo? Che ci sono associati deficit con 2 o più aree del comportamento adattativo, quindi comunicazione, abilità di gestione della propria vita, interazioni sociali, cura di sé, pensare alla propria salute, sicurezza, interessi, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste cose, nella maggior parte dei casi, mancano nei pazienti con disabilità intellettive. Cominciano ad essere evidenti già all'età di 4, 5, 6 anni,
sicuramente sotto i 20, e in accordo alla World Health Organization il 10-20% dei bambini adolescenti o adolescenti sviluppa, spesso in maniera transitoria, una disabilità che poi magari in alcuni casi viene recuperata, quindi è una percentuale piuttosto importante. Quali sono le cause e quali sono le caratteristiche? È complesso, quindi è tutto uno spettro. Allora, ci sono cause di tipo genetico e le vedremo successivamente. Ci possono essere rischi e fattori ambientali, e ultimamente il nostro laboratorio si sta concentrando molto su questo effetto della tossicità, il contributo della tossicità alle disabilità intellettive, e poi hanno tutto uno spettro di sregolazioni a livello sia cognitivo, sono iperattivi, deficit dell'attenzione, molti hanno un fenotipo autistico, hanno un ritardo nel linguaggio, e quindi, come vedete, c'è una certa sovrapposizione in alcuni casi, invece in altri ci sono uno o due caratteristiche, quindi è molto vario. Noi negli ultimi anni, come dicevo, grazie anche alla possibilità di lavorare con questi medici di cui vi parlavo, ci siamo interessati molto alla sindrome dell'X fragile. La sindrome dell'X fragile è la forma più frequente di disabilità intellettiva ereditaria. Cosa vuol dire? Perché noi siamo abituati a pensare alla sindrome di Down, no? Allora, nel momento in cui una mamma ha un bimbo con la sindrome di Down, non è detto che abbia un secondo bimbo con la sindrome di Down. Nel caso dell'X fragile invece non è così, quindi una mamma con un bimbo X fragile ha una percentuale altissima di avere un secondo bimbo con l'X fragile, e infatti io sono venuta a conoscenze e appunto parlando con i medici e poi frequentando anche l'Associazione Italiana Sindrome di X Fragile, a conoscenza di famiglie, ho conosciuto famiglie con 3 o 4 bimbi con la sindrome dell'X fragile, proprio perché durante i primi anni non si riesce a vedere bene, sono dei bambini molto carini, solari, quindi è difficile capirlo. E perché questo? Perché il gene è stato identificato nel 1991 e dal 1991 ad oggi ci è voluto del tempo, quindi ci sono, perché questo test venisse considerato come per la diagnosi, e quindi molti pazienti con la sindrome dell'X fragile sono adesso negli istituti o sono delle persone anziane che sono ancora privi di diagnosi, ma hanno, la sindrome ad oggi si stima che abbia una frequenza piuttosto alta, è 1 su 4.000 maschi e 1 su 6.000 femmine. Potrebbe essere anche più alta, ma almeno queste sono le stime odierne. Allora, i bimbi, come vedete, sono estremamente, insomma, fino all'età di 3 o 4 anni, almeno anche dal punto di vista del viso, è difficile poter definire delle caratteristiche, ma successivamente nell'età adulta vedete subito delle differenze, quindi lo sguardo cambia, il viso è allungato, le orecchie grandi, quindi cominciano ad avere tutte queste caratteristiche che sono appunto autismo, il 30-40% dei casi hanno autismo, hanno un forte ritardo, vedete in alcuni casi l'IQ arriva a 40, e sono molto ansiosi, sono aggressivi con loro stessi e hanno anche dei fenotipi ossessivi e più un'altra serie di caratteristiche cliniche, quindi è una sindrome, proprio perché sindrome, perché oltre ritardo mentale ci sono tutta un'altra caratteristica, altre caratteristiche fisiche. Perché si chiama X fragile secondo voi? X avrà qualcosa a che fare con il cromosoma X, esattamente. E indovinate come l'hanno scoperto? Per caso. Questo è il bello della ricerca. Cosa è successo? Allora, si sapeva, vi ho detto che il gene è stato scoperto nel 1991. Però che esisteva una familiarità, già si sapeva negli anni 60, fine degli anni 60, quindi che c'era una malattia genetica che veniva trasmessa, ma non si sapeva quale fosse il gene. Però si sapeva che prendendo i cromosomi di questi pazienti in determinate condizioni,
No, diciamo, si sapeva che c'era una discendenza, veniva trasmesso geneticamente. Negli anni 70, all'inizio degli anni 70, i ricercatori Sutherland e il suo gruppo, che cosa fanno? Stavano coltivando questi cromosomi, no? Facendo le solite ibridazioni per vedere i geni, eccetera, eccetera, il bandeggio, tutti gli studi di citogenetica, e hanno cambiato per caso il terreno di coltura. E quindi in un terreno privo di acido folico e timina hanno osservato un gap, una strozzatura sul cromosoma, e hanno dato il nome sindrome dell'X fragile, e non sapevano qual era la causa, sapevano solo che quella famiglia aveva un ritardo mentale e quando i cromosomi venivano, le cellule coltivate in un certo modo, si osservava questa strozzatura. Parliamo degli anni 70, il gene è stato scoperto nel 1991, quindi immaginate. E quindi poi si è scoperto il gene, si sono insomma, compresi tanti meccanismi, e quindi si sa che il gene è FMR1 e mappa su questo punto che sembrerebbe rotto, ma non lo è. Allora, volevo anche introdurvi a quanto è importante la genetica, e soprattutto in questo caso, e anche lì volevo discutere con voi, o meglio presentarvi, un quadro che è molto più complesso di quello che noi eravamo abituati a pensare fino a 10 anni fa. Allora, in questo caso, che cosa succede? Parte tutto dal bimbo che entra in clinica, questo è uno degli esempi quando ero per esempio con Rondi Hagerman, il bimbo ha sindrome dell'X fragile e autismo, no, quindi qua già cominciate a vedere un pochino il viso allungato, eccetera. Allora si comincia, una volta che si fa la diagnosi al bimbo, adesso con la conoscenza che si ha, si va alla sorellina che pure lei ha un leggero autismo, e come vedete qui adesso andiamo a toccare 4 generazioni con patologie diverse associate allo stesso gene. Quindi la mamma ha una menopausa precoce, una neuropatia e stati di ansia. La loro nonna, quindi la mamma della mamma, ha questa sindrome che fino a pochi anni fa aveva ricevuto una non corretta diagnosi. Quindi cosa succedeva? Che i nonni di questi bimbi andavano in clinica e i medici giustamente vedevano il tremore, vedevano che diciamo, non camminavano in maniera corretta, e quindi gli avevano diagnosticato simil Parkinson, simil ataxia, ma non si sapeva bene quale fosse la malattia. E il gruppo di Rondi Hagerman, intorno al 2002-2003, comincia a proporre, basandosi sulle risonanze, su tutte le sue osservazioni cliniche, che in effetti questo lato della famiglia aveva un tipo di mutazione diversa, e adesso sappiamo che è così, e questa mutazione diversa, che è diversa da quella che hanno quelli con l'X fragile, ma è sempre dello stesso gene, porta a una forma di neurodegenerazione che si chiama Fragile X Tremor Ataxia Syndrome. E anche in questo caso poi il padre, quindi il loro bisnonno, anche lui Fragile X Tremor Ataxia Syndrome. Quindi come vedete lo stesso gene intacca 4 generazioni, da un lato neurosviluppo e dall'altro lato neurodegenerazione. E poi se volete discutiamo sui meccanismi. Allora, con tutte queste informazioni cominciamo a pensare che forse è importante cercare di zoomare, quindi di isolare queste sinapsi biochimicamente, e cercare di capire, nel caso X fragile, che poi possiamo mimare con un topino, con un moscerino ed altri modelli biologici, se queste sinapsi funzionano in maniera corretta. E noi, basandoci su tutti i dati clinici, anche su questa panoramica che vi facevo vedere, che in tante patologie umane queste sinapsi sono intaccate, noi quasi ci aspettavamo un malfunzionamento, ma non sapevamo in effetti. Allora, lì c'è stato un po' un grosso lavoro, devo dire, quindi in tutti questi viaggi che avete visto, si viaggia per piacere ma si viaggia anche per lavorare tantissimo, e quindi io sono andata insieme a una dottoranda, avevo già il mio piccolo gruppetto all'interno del gruppo del professor Amaldi, insieme alla dottoranda Liliana Mannucci che lavorava con me, siamo andati nel laboratorio di Carlos Dotti all'MBL,
con una domanda ben precisa. Gli abbiamo detto: Carlos, ci puoi aiutare a isolare questi famosi sinaptoneurosomi? Perché se riusciamo in questa missione, siamo un passo avanti per capire cosa c'è che non va all'interno delle sinapsi. E Carlos è stato estremamente gentile, ci ha insegnato tantissimo anche lui dal punto di vista delle neuroscienze, dal punto di vista della biochimica, quindi un altro mentor che ho trovato sul mio percorso. E quindi siamo riusciti ad isolare questi sinaptoneurosomi, e quindi con i sinaptoneurosomi poi siamo andati a studiare questi processi di sintesi proteica che dicevamo che potrebbero avvenire a livello delle sinapsi. Adesso, questi sono degli schemi che rappresentano degli esperimenti che noi facciamo in laboratorio, immagino che magari per voi non sono così interessanti, però ci sono tutti dei frazionamenti cellulari che ci permettono di isolare i ribosomi. Adesso sappiamo tutti cos'è un ribosoma, giusto? Ribosomi che sono in attiva traduzione, da invece le molecole che sono represse traduzionalmente. Allora, cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che quando noi, qualsiasi cosa noi facciamo, abbiamo un certo metabolismo, no? Nel momento in cui ci esponiamo a situazioni, per esempio, di cold shock, heat shock, quindi caldo, freddo, mancanza di cibo, il nostro organismo si deve riadattare. Questi riadattamenti, diciamo, vengono perché degli RNA messaggeri molto rapidamente vengono tradotti o bloccati, quindi è una risposta molto molto rapida. E se pensiamo alla stimolazione nervosa, questo è un meccanismo bellissimo per le cellule nervose che devono rispondere in pochissimo tempo. E quindi abbiamo poi cominciato a studiare, a identificare tutti questi messaggeri, usando a questo punto il topino, quindi il modello murino per la sindrome dell'X fragile, perché si sapeva che c'aveva si sapeva che le spine fossero anomale come nel caso dei cervelli umani. C'erano tanti dati in letteratura che mostravano delle anomalie comportamentali, l'elettrofisiologia mostrava una differenza di plasticità sinaptica, quindi sembrava veramente il modello migliore per iniziare questo studio. E qui la prima grande scoperta, che fu veramente una grande gioia in laboratorio. A suo tempo c'era Francesca Zalfa, una dottoranda che adesso è invece professore al campus biomedico a Roma, e insieme, mi ricordo, stava insieme a tutto il team, non eravamo soltanto noi due, e abbiamo per tanto tempo cercato di isolare questi sinaptoneurosomi, e qui il risultato. Allora, chiaramente questo a voi non dice molto, diciamo, vedo soltanto delle barre, però questo ha detto tantissimo. Allora, perché? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i sinaptoneurosomi di un topino wild type, quindi non malato, e i sinaptoneurosomi di un topino con l'X fragile, o meglio, il modello murino per l'X fragile. Li abbiamo isolati e siamo andati a vedere, quindi in assenza di questa proteina FMRP, che è responsabile della sindrome dell'X fragile, cosa succede alla sintesi proteica. Abbiamo più proteine o abbiamo meno proteine? Allora, questa è la situazione di wild type e questa è la situazione nell'X fragile. Ne abbiamo di più o di meno? Di più. E quindi questa è stata la prima prova in vivo che alle sinapsi di un topino X fragile c'era una sintesi aumentata di proteine. Quindi abbiamo detto: forse questo aumento di sintesi proteica è veramente una bandierina per questa disabilità intellettiva. E vi posso dire che adesso, dopo 10 anni, ci sono tanti modelli murini che mostrano che l'aumento di sintesi proteica è quello che definiamo hallmark, quindi è veramente un marchio dell'autismo e delle disabilità intellettive, e riusciamo adesso a fare questi saggi anche da cellule umane, quindi possiamo prendere fibroblasti dei pazienti e andare a fare delle validazioni, e quindi questo è stato un grosso, per noi, importante punto di partenza. Allora, questa proteina però è una proteina che fa tantissime cose. Ricordatevi che i pazienti infatti hanno una sindrome, non hanno soltanto una caratteristica, quindi c'è il ritardo mentale più tante altre cose. E perché questo? Perché è una proteina che regola tante tante molecole, quindi è coinvolta in
tanti processi biologici che non mi descrivo in maniera precisa, però come vedete quindi fa delle cose nel nucleo, regola altri processi nel citoplasma, poi regola tutto il trasporto degli RNA messaggeri, regola anche altri processi nelle spine e regola soprattutto tante molecole diverse. Quindi bisogna cercare di identificare quali sono queste molecole per capire come poter migliorare la patologia, e questo è uno degli scopi. Quindi l'idea è cercare veramente di capire perché la spina da integra diventa una spina dismorfica nel caso di queste patologie, però allo stesso tempo vogliamo anche poi tornare indietro e dire: noi partiamo da una spina dismorfica ma vogliamo cercare di renderla il più possibile simile a una spina integra. E quindi studio dei meccanismi molecolari, cellulari e fisiologici e miglioramento della fisiologia sinaptica tramite ambiente arricchito. Vi farò vedere qualche esempio, ma insomma voi avete tanti anche modo, immagino, di vedere degli esempi qui che vengono fatti in normale, e terapie farmacologiche. Allora, parlando di spine, come dicevo, ecco qui il caso dell'X fragile. Allora, questo qui è un cervello umano, post mortem chiaramente, che è stato evidenziato, i neuroni di questo cervello, con la tecnica del Golgi, e vedete immediatamente la differenza. Spine sottili e allungate. Allora, se andiamo a guardare lo sviluppo delle spine, vedete, nel caso della spina immatura, quindi che non ha terminato il processo, è sottile e allungata. Quando il processo ha raggiunto il suo termine, la spina ha una forma a funghetto, è più matura. Ecco, nei pazienti con disabilità intellettive, molti, ci sono queste spine sottili allungate. In questi altri due esempi qui, sono di nuovo cervelli post-mortem, sono pazienti con disabilità intellettive che non hanno ricevuto una diagnosi, quindi non sappiamo qual è il motivo. Qui abbiamo una causa genetica, qui no, eppure abbiamo una spina dismorfica. Quindi tutte queste evidenze ci hanno veramente convinto ad investire sull'identificazione di queste spine. E allora utilizziamo metodi diversi, quindi adesso magari vi do ogni tanto qualche flash, anche perché così vedete cosa facciamo in laboratorio, ci divertiamo tantissimo. E oltre questo, allora qui è Emanuela Pasciuto, che ha appena completato un bellissimo lavoro che spero verrà pubblicato presto, e lei quello che fa in questo caso, utilizza una pistola, questa si chiama gin gun, proprio una pistola, e che è in grado di sparare delle piccole pallottoline di granuli di oro rivestiti di coloranti, per esempio, di sostanze colorate, e poi riusciamo a identificare così i neuroni, e non solo i neuroni vedrete, ma anche i rami e la forma delle spine in ex vivo. Quindi prendiamo il cervello, lo tagliamo, spariamo queste palline e poi andiamo a vedere i neuroni al microscopio confocale. E ecco questo un esempio. Quindi questi sono i neuroni bombardati con la pistola gin gun, questo è un neurone di controllo, questo è un neurone del topino modello X fragile, e se andiamo a zoomare potete vedere poi chiaramente. In biologia bisogna quantizzare le cose, quindi c'è un fenotipo, poi bisogna fare le analisi, quello che noi diciamo blind, cioè non bisogna sapere qual è il genotipo, si prende il vetrino, non sappiamo se è wild type o mutato, guardiamo, elaboriamo i numeri e poi un'altra persona incrocia e vede cosa viene. Quindi quello è sempre importante, perché se uno si aspetta qualcosa dobbiamo sicuramente eliminare questa aspettativa, anche perché le cose inaspettate, i dati inaspettati sono sempre quelli più belli. Quindi in questo caso questo è l'X fragile, ha tante più spine sottili e allungate. Allora io devo stare attente con i tempi perché ci siamo quasi. Allora, e quindi se andiamo a zoomare, quindi questa è una spina immatura e questa è una spina matura.
Allora, vi faccio vedere, questi sono due esempi, quindi questo è nel caso dell'X fragile e questo è un altro esempio che lo abbiamo pubblicato da qualche anno, ma è un topino che ha un'altra mutazione, questo gene è estremamente interessante, infatti ho altri dati anche su questo, perché è un gene implicato sia nell'autismo, nella schizofrenia e nell'epilessia, quindi come vedete ha più funzioni e anche in questo caso le spine sono sottili e allungate. Quindi il modello è che questi complessi FMRP, SIFIP, che è questa molecola qui che se mutata fa le spine sottili e allungate, regolano sia la sintesi proteica che un altro meccanismo che è quello del rimodellamento dell'actina. Quindi se voi pensate successivamente a uno stimolo, la spina si deve potenziare, no? Quindi deve diventare un pochino più cicciottella e questo lo fa sintetizzando nuove proteine e rimodellando questa actina. Allora, qui vi faccio vedere come questo succede. Abbiamo scoperto che questa molecola qui è un po' il jolly, è la molecola che regola questi due processi, la sintesi delle proteine e il rimodellamento dell'actina. E secondo voi come può una stessa molecola fare due cose diverse? Dovrà cambiare un po' la conformazione, giusto? Per fare una cosa con un complesso e un'altra con un altro complesso. Ed è proprio quello. Quindi SIFIP è in grado di essere presente in due forme diverse nelle nostre cellule, quindi da un lato regola l'actina e dall'altro regola la sintesi proteica. Quindi in base a, successivamente a stimolazione sinaptica si adatta e quindi regola questo processo che deve essere perfetto perché la risposta all'impulso nervoso sia corretto e lo fa cambiando proprio conformazione. Questo, tanto per farvi vedere, questo è un modeling che abbiamo poi validato nelle cellule, quindi cambia conformazione da planare a globulare e quindi lavora con un complesso o con l'altro. Successivamente la cosa interessata è stata, ci andiamo a vedere questa proteina come può contribuire alla comprensione dei meccanismi a livello della spina. Quindi abbiamo isolato tutte le altre proteine che interagiscono con SIFIP. Quindi vedete, si parte da una cosa e poi si fa una ricerca, viene fuori un risultato e quel risultato ci fa pensare al risultato successivo e poi a quello successivo ancora. E quindi una volta identificato SIFIP come regolatore di due processi, siamo andati a vedere tutte le altre proteine che sono parte di questo e lì la grande sorpresa, perché abbiamo visto che molte di queste proteine che interagiscono con questo complesso, sindrome X fragile e delezioni di SIFIP, sono implicate schizofrenia, autismo, Alzheimer, attention deficit hyperactivity disorder, quindi questo ci fa proporre SIFIP come un hub molecolare, quindi a seconda del partner che può essere FMRP nel caso dell'X fragile o altre proteine può dar luogo o contribuire a patologie diverse. Quindi ritorniamo a quello che dicevamo, gli shared pathways. Allora, poiché manca poco, adesso andrò molto veloce però ecco, ci tenevo anche a farvi vedere un altro aspetto che secondo me è fondamentale nella comprensione dei meccanismi che potrebbero riguardare l'incidenza dell'autismo, che sono meccanismi che possono avvenire durante l'embriogenesi. Per studiare l'embriogenesi cosa si può fare in vivo? Ecco, quello che facciamo, prendiamo un topino e marchiamo i neuroni quando l'embrione è in sviluppo, poi lo rimettiamo nella pancia della mamma, lo lasciamo sviluppare e poi lo analizziamo. E quindi con questa tecnica che si chiama in utero electroporation riusciamo a studiare la migrazione neuronale. E adesso vi faccio vedere un esempio, mi farebbe piacere sentire secondo voi qual è il topino wild type e qual è il topino mutante. Allora vediamo se riesco, allora vediamo un po', allora qui stiamo osservando la migrazione neuronale in vivo ragazzi, quindi vediamo un attimino, qui migrano in un certo modo e adesso vi faccio vedere quest'altro. Ci sono differenze o no secondo voi? Allora, secondo voi questo è il normale o il mutato?
Questo è il normale e questo è il mutato. C'è una piccola differenza e adesso spiego qual è la piccola differenza, che non avremmo mai visto se non avessimo guardato questo stadio, perché alla fine dell'embriogenesi gli strati della corteccia sono perfetti, ma qui sta succedendo qualcosa, c'è un ritardo. Vedete? Ci mettono un po' più di tempo a decidere prima di partire e andare su verso gli strati della corteccia. Vedete queste cellule? Ci pensano e poi partono. Ecco, quindi quello che abbiamo visto e dimostrato, eccetera, poi se vi interessa lo possiamo discutere dopo, è che nel caso dell'X fragile c'è un ritardo in questa migrazione neuronale, e perché i neuroni ci pensano un po' troppo. E perché ci pensano un po' troppo? Perché questo passaggio da multipolare a bipolare, che gli permette poi di attaccarsi alla radial glia e migrare, è rallentato, perché le cellule mancano di alcuni componenti, ce la fanno dopo, ma è rallentato. E voi pensate, quando il cervello, ogni cosa deve essere al proprio posto, al tempo giusto, quindi rallentare non fa poi così bene. Questa purtroppo è un po' chiara, questa l'ha disegnata Giorgio, che appunto ha contribuito in maniera importante a questo lavoro, e in pratica quello che un po' abbiamo noi in mente è che questa proteina FMRP aiuta, vedete, aiuta i neuroni, li prende da multipolare e li aiuta a diventare bipolare per arrivare su in corteccia. Quindi se andiamo a eliminare la proteina abbiamo un problema, perché questo processo è rallentato. Allora, Tutti questi studi a livello di meccanismi poi sono complementati da un approccio più in vivo, e gli approcci in vivo sono degli approcci in laboratorio in cui andiamo a osservare il comportamento dei topini. Quindi ci sono stati sviluppati da tantissimi gruppi negli ultimi 20 anni tutta una serie di test per monitorare quanto un topino esplora e quanto socializza, che un po' mima il comportamento dei ragazzi con autismo, no? Quindi qua ci sono le 3 camerette, bisogna vedere se il topino quanto tempo spende cercando di esplorare l'altro topino, oppure ha interesse per l'oggetto e per il topino allo stesso modo. L'altro è l'esplorazione. Normalmente i topini, l'X fragile, anche con autismo, tendono a stare vicino alle pareti, non esplorano, e mentre quello wild type è più esplorativo, ha meno ansia, è più tranquillo. E l'altra ancora è questo nest, no? Che fanno. Questa è la situazione wild type, mentre gli FMR1 knockout stanno lì, quindi il topino modello per l'X fragile, e non elaborano, non sono interessati a creare questo nido che tutti i topini normalmente fanno. E concludo con 2 diapositive, perché credo che siano interessanti per voi, che sono il modello della drosofila, no? Allora, questo devo dire, io ho lavorato in passato con foti scafato sulla drosofila e lo trovo un sistema meraviglioso, perché conosciamo tutta la genetica a partire dal 1900, tutti i geni, lo sviluppo, quindi è fantastico. La vita è 2 settimane, abbiamo un nuovo moscerino che si può incrociare rispetto al topo, che comporta una grossa spesa, quindi per alcune cose è eccezionale, soprattutto per fare grossi screening, no? Se pensiamo a fare uno screening per molecole, è sicuramente un sistema in vivo che ci permette di far questo. E allora qui è venuto un postdoc, Alexandros Kannelopoulos, dalla Grecia, in laboratorio, e mi ha convinto che possiamo utilizzare le drosofile per studiare il comportamento. Allora, qui ci sono 2 mutanti, sono 2 geni implicati nell'autismo, e questo è un gene, invece questo è il moscerino wild type. Allora, i 2 test ne facciamo tanti, ma 2 che per esempio utilizziamo sono questo qui dell'aggressione, perché i moscerini litigano, si aggrediscono per rimanere, cioè c'è una territorialità in pratica sul cibo, no? Se si mette una goccia di cibo su un tubo, su una pratica, litigano, alla fine c'è sempre uno che vince. Ecco, allora, questa è una situazione di wild type. Che cosa succede nel caso dei moscerini a cui abbiamo, diciamo, tolto il gene che pensiamo sia coinvolto dell'autismo? Loro non entrano in questo combattimento, non sono interessati, non si difendono e non riescono proprio, come vedete, cioè, molto diminuito rispetto al topino wild type. Quello che vi faccio vedere, ecco, c'è uno che ha vinto, è sempre così.
E, altri comportamenti, per esempio, sono quelli del corteggiamento. Il corteggiamento, quindi è la stessa cosa, non so se qui si riesce a vedere, questo c'è l'audio, quindi questa è una situazione di wild type e questa è una situazione di mutante, quindi il corteggiamento nei moscerini è diviso in 7 tappe ben precise, quindi nella situazione wild type dopo già la seconda, diciamo, step viene completato, mentre la situazione mutante il moscerino semplicemente non è interessato a corteggiare l'altro moscerino, no? Allora, quindi sono sicuramente dei comportamenti bellissimi perché sono quasi veramente bianco e nero, ma noi li stiamo già utilizzando per fare degli screening su alcune molecole che poi possiamo validare nel topino. E concludo, adesso vi rubo ancora altri 5 minuti, dicendo che un altro studio fatto da noi, ma qui anche dal professor Maffei, da molti anche in normale, è quello dello studio dell'ambiente arricchito. E secondo me questa è una cosa importante per i bambini, perché bisogna pensare che in ogni caso ci sono parti del cervello che possono sempre essere stimolate, anche quando si parte con una patologia. Quindi questo è un setup standard in cui vengono stimolati topini a vario livello, vedete, c'è la parte cognitiva, la parte motoria, la parte visiva, e quando abbiamo condotto questi studi nel caso del topino X fragile per 2 mesi, quindi di stimolazione ambientale, la cosa sorprendente che ci rese veramente felici, questo non è 2050 ma 2005, scusate, che ci rese veramente felici è vedere che dopo aver tenuto questi topini in ambiente arricchito, queste spine che normalmente in un ambiente standard sono sottili e allungate, e ne abbiamo contate 1800, sono, in realtà questo è il lavoro di Leonardo Lestio, lui ne ha contate 1800, sono invece tornate ad una morfologia corretta, e anche altre caratteristiche, abbiamo fatto dei test comportamentali, quindi ci fa capire che l'ambiente arricchito può aiutare, e adesso cominciano a uscire anche dei lavori proprio nell'uomo in cui si vede che un intervento precoce, combinato tra la parte di stimolazione e la parte un po' più di farmacologica aiuta alcuni deficit di questi ragazzi. E quando ero negli Stati Uniti mi sorprese con piacere vedere che i medici lì, parlo ormai di 2-3 anni fa, ordinavano l'iPad ai bambini con l'autismo, e credo che forse anche qui in Italia adesso si faccia questo, non lo so, però lì veniva proprio, il medico lo prescriveva, e questi ragazzi devo dire che imparavano l'alfabeto, imparavano tutta una serie di cose con una facilità maggiore, quindi è stato importante vedere un po' un ambiente, una stimolazione in qualche modo. Quindi concludo dicendo che siamo ottimisti, io penso che il lavoro non solo del nostro gruppo, perché siamo un piccolo gruppo, ma il lavoro di tanti tanti gruppi in tutto il mondo sta portando ad aumentare le conoscenze, e soprattutto anche i collegamenti con le grandi pharma ci aiuterà a mettere a punto una serie di protocolli per il miglioramento di queste disabilità intellettive e di questi deficit di cui vi parlavo. Il lavoro chiaramente non è stato fatto da me, ogni tanto vado in laboratorio, ma quando decido di rientrare in laboratorio sono tutti terrorizzati, perché come potete immaginare dopo tanti anni no, perché? Però insomma è iper divertente stare in laboratorio, e quindi è il lavoro fatto da tanti ragazzi che adesso sono un po' sparsi in tutto il mondo, come potete vedere, in tante altre università, alcuni hanno già una loro posizione, quindi è stato finora un percorso bellissimo che rifarei. I collaboratori sono stati meravigliosi, essenziali, ho imparato tantissimo da loro, quindi il suggerimento è trovare dei collaboratori che siano delle persone in grado di dare e con cui si può discutere di scienza, ma anche divertirsi e chiacchierare con serenità e con piacere.
E in ultimo le agenzie che ci hanno permesso di sviluppare questo lavoro negli anni. E la cosa che mi piace molto quando i ragazzi vengono e mi dicono: Claudia, l'esperimento non è venuto, sì, tecnicamente va bene, però no, non torna. Allora, quando dicono è strano, per me quello è il momento più bello, perché io dico guardiamo bene, perché forse guardando bene scopriamo una cosa che non è quella che pensavamo, e quelle sono le cose inattese che sono le più belle, no? Perché io penso che la cellula non funziona esattamente come noi vogliamo. Noi pensiamo che ci sia un modello, ma dobbiamo essere pronti a vedere cosa c'è e a cambiarlo nel caso in cui i dati ci portano altrove. E con questo concludo facendovi vedere appunto il gruppo. Mancano ancora un paio di persone, ma insomma noi lo diciamo Fun Park, quindi lì ci sono tutti i topini che fanno vari attività, no? Come il Rich Environment, e volevo ringraziarvi per il vostro tempo prezioso e per l'extra tempo che ho preso. Grazie a Claudia Bagni per questo bellissimo intervento che veramente coglie appieno lo spirito delle conferenze di VIS. È molto interessante vedere come una scoperta porta a uno studio successivo, insomma tutto il procedimento veramente molto interessante. Prima di passare alle domande, vi volevo ricordare che subito dopo, appunto il question time, quindi ci saranno 5 minuti per le domande, nella sala alla vostra destra sarà possibile visitare una piccola esposizione a tema fatta in collaborazione con la biblioteca della scuola normale e con l'archivio che ospita appunto l'esposizione e con i ricercatori perfezionandi del NEST. E in questa esposizione ci saranno dei testi di pregio delle collezioni della biblioteca, del materiale dell'archivio, e ci sarà anche un microscopio per poter osservare neuroni su campioni di tessuto cerebrale. Quindi adesso ci sono 5 minuti per le domande alla professoressa Claudia Bagni, quindi prego. Era tutto così chiaro? Sono timidi. Sì. Sono mutazioni legate a questa malattia o non è compatibile con la vita? Non so. Allora, come mai mi fai questa domanda? Perché hai visto che il topetto che ti ho fatto vedere era eterozigote? No. No. Allora, giustissimo, giustissimo, giustissimo. Allora, il topino che noi usiamo in laboratorio è un topino etero, vuol dire ha un allele wild type e l'altro mutato, perché la doppia mutazione, il knockout, è embryonic, è letale embrionale, proprio perché questi due processi, a partire dal rimodellamento dell'attina, secondo me ancora più della sintesi proteica, sono cruciali per la vita. Quindi no, non esiste, il topo è embryonic lethal e non esistono pazienti con la mancanza del doppio allele. Però abbiamo al momento un paziente che ha anche lì grande gioia, cioè... No, sì, grande gioia per noi, perché penso che capiremo tanto. E anche alla fine, io credo, nel momento in cui c'è una patologia e non si riesce a capire, una volta che c'è, io credo che le famiglie cerchino comunque una risposta, no? E in questo caso abbiamo una famiglia, quindi è il paziente che ha una delezione sul cromosoma 15, che include SIFI più altri 4 geni, e sull'altro allele ha una mutazione puntiforme per SIFIP. Quindi ha un autismo molto importante, però non è letale, perché comunque riesce a funzionare ok. E adesso abbiamo le cellule, i fibroblasti di questo paziente, delle sue sorelle, dei suoi genitori, e stiamo studiando tutti i meccanismi cellulari, però è molto raro. Ci sono altre domande? Se ci sono domande dovete farle col microfono, così si sente poi nello streaming. Nessun altro, il microfono è intimorito. Bene, se non ci sono altre domande, allora ringraziamo di nuovo Claudia Bagni. Grazie a voi.